Yeah. Allora, buongiorno, è arrivata la colazione. Allora, oggi è la prima colazione di questa che viene servita in questa quarantena. Vediamo se riusciamo ad aprire. Vedi che ci faranno mangiare come gli animali. Tranne la banana, questa è la colazione di stamattina. E questa è la prima colazione che servono durante la quarantena, perché siamo al giorno numero 2. Mamma mia, è arrivato anche il pranzo. A parte gli scherzi, buon pranzo. Allora, vestiti, jeans quasi asciutti, magliettina un po' umida, calze un po' bagnate, staffetta e fradicio. Io non riesco proprio a capire come funziona questo bidet remoto. No, non so più cosa fare. Sinceramente, e siamo al secondo giorno. Allora, nel video di ieri, quello della quarantena giorno 1, un utente, Lord88BO, mi ha fatto una serie di domande, esattamente 5, quindi ora le andremo a sviscerare perché sono abbastanza interessanti. Quindi, numero 1, il cibo lo decidono loro o in qualche modo ti chiedono qualche preferenza tu abbia? Il cibo viene scelto dallo staff dell'hotel. E tra l'altro, quando sono arrivato, abbiamo chiesto se fosse possibile ordinare via Meituan, Ele.me, quindi servizio delivery, Waimai. E hanno detto di no. E quindi abbiamo pranzo, colazione e cena serviti dallo staff dell'hotel, dove c'è sempre un po' di riso, un po' di carne e un po' di verdura. 2. Se hai fame tra un pasto e l'altro, come fai? Io fortunatamente mi sono portato la Nutella e il pane bianco. Gli altri non so come possano fare. Posso dire che i pasti sono molto molto abbondanti. Penso che si possa ordinare qualcosa. Infatti qui abbiamo una carta dove abbiamo bevande, alimenti con la carne, fan bien shipping lei. Quindi sono tipo... Che ci sono dei spaghetti istantanei, una zuppa istantanea, qualcosa si può ordinare. Numero 3. Ti controllano in qualche modo? Telefonate, medico che visita, eccetera, eccetera. Attualmente nessun controllo. L'unico controllo che ci viene fatto è quello della temperatura, ma via WeChat. Noi abbiamo avuto un termometro in dotazione, per l'esattezza questo qui, che non riesco a fare funzionare, quindi sto usando il termometro che ho portato io dall'Italia, e questo è l'unico tipo di controllo che abbiamo in questo momento. Misurare la temperatura 2 volte al giorno, una volta alle 9 del mattino, una volta alle 4 del pomeriggio. 4. Sei totalmente a carico dello Stato o qualche spesa ti spetta? Pago io le spese dell'albergo e della quarantena. Nel conto totale abbiamo pagato quindi il pernottamento, 3 pasti al giorno, l'acqua che abbiamo da quella parte e in più un tampone. Numero 5. Com'è il controllo evasione? Ci sono guardie o solo telecamere? Allora, questa domanda non so bene come rispondere. Dentro la camera non ci sono telecamere. Io non sono mai uscito oltre quella porta, tranne che per buttare o prendere il cibo. Secondo me, se vai giù, trovi i poliziotti, perché nell'hotel ci sono solamente infermieri e poliziotti, tutti vestiti con le tute. Quindi, cioè, basta che vedo una persona fuori ed è finita. Tra l'altro, oggi hanno inviato un messaggio con su scritto: chi viene trovato fuori a vagare per l'hotel
viene rimesso in quarantena e la quarantena ricomincia da quel momento. Quindi sicuramente è meglio non uscire dall'hotel. Ed è arrivata la cena. No, oggi è veramente eccezionale. C'è questo specie di pane di focaccia che si chiama Cien San Bin, vuol dire tipo il pane a 1000 strati, è buonissimo. Poi sempre verdure, questo che ho mangiato già 3 volte, e patate con la carne, tipo spezzatino.